Buongiorno a tutti. Questa mattina siamo all'acquedotto Claudio, l'ottavo acquedotto romano in ordine cronologico. Questo tipo di acquedotto è stato uno dei più importanti acquedotti della Roma antica, sia per le tecnologie d'avanguardia utilizzate nella costruzione, sia per notevole impegno in manodopera. Rivestì subito una grande importanza, sia per la sua efficienza che per la crescente necessità di acqua da parte di una città in continuo aumento di popolazione. La costruzione dell'acquedotto iniziò nel 38 d.C. dall'imperatore Caligola e fu terminata sotto il principato di Claudio nel 52.